Benvenuti a Sette Voci, l'appuntamento con la lirica del Teatro Goldoni di Livorno. Incontriamo Daniela Cappiello, soprano vincitrice di concorsi importanti come Toti dal Monte e Maria Caniglia. Vasto è il suo repertorio, che comprende opere di Mozart come Il Flauto Magico, come Le Nozze di Figaro, per passare al Verdi di Falstaff e di Rigoletto, e poi ancora la Bohème di Puccini e l'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. La sua presenza sui teatri nazionali ed internazionali è testimoniata dalle esibizioni fatte al San Carlo di Napoli, al Teatro dell'Opera di Roma e poi ancora all'estero con Berlino, Nantes e Liegi. Tornare sul palcoscenico in questo momento è molto emozionante, sembra quasi di debuttare di nuovo. Sono molto emozionata per questa opportunità e sono molto felice di essere qui, ma l'emozione prevale sicuramente in questo momento. Fai in due o fai una cosa unica? Allora, io direi la prima volta unica, la seconda volta secondo me è perché si è scaricata un po' di più. Okay. Le figure femminili ed in particolare la figura di Gilda nel Rigoletto è sicuramente un personaggio che viene considerato debole e soprattutto perché è ingenua, ma la sua ingenuità non è una colpa, è stata costretta ad una vita di reclusione dal padre che le vieta anche di rivolgere lo sguardo ad un uomo, e poi il primo uomo di cui si innamora è un bugiardo. Io credo che comunque Gilda abbia una forza che viene molto sottovalutata, è una donna che ha il coraggio di farsi ammazzare per salvare la vita del proprio uomo e quindi in realtà è un personaggio molto forte, viene visto come debole perché la sua scelta non è condivisibile, però per comprendere la sua scelta bisogna anche avere una grossa capacità di immedesimazione. Il programma che eseguirò questa sera è un insieme di brani del repertorio che credo sia un po' il mio terreno di elezione. Ci sono diversi brani belcantisti, l'aria di Norina dal Don Pasquale di Donizetti, due arie di Bellini che è il mio compositore preferito, l'aria di Giulietta dei Capuleti e Montecchi e la scena finale del sonnambulismo di Amina nella Sonnambula appunto. E poi ho inserito nel programma due brani che ho avuto l'opportunità di debuttare in teatro, Olimpia nei racconti di Hoffman e poi invece Regina della Notte, un ruolo che mi accompagna da tanti anni, è stato uno dei primi ruoli che ho debuttato in teatro, ho avuto modo di rappresentarlo, interpretarlo in diverse produzioni. Decidere un po' anche i tempi per sì. Olimpia? No, più che altro allora. Per la ricarica. Il mio rapporto con i social non è particolarmente familiare, non amo molto il social, devo dire, soprattutto cioè,
amo, ovviamente per il mio lavoro è necessario anche comunicare, dare delle novità, però appunto quello che a me piace è il rapporto col pubblico vero, mi piace conoscere le persone e mi piace soprattutto il rapporto col pubblico dal vivo, quindi questa opportunità, questo concerto streaming, so che è un'occasione per il pubblico, per noi di esibirci, ma per il pubblico di ascoltarci, però a noi mancherà il loro affetto. Magari prendi aria e ti ritrovi un ciuffo di capelli. Chi fermerà la lirica? La lirica può essere fermata solamente dalla mancanza di conoscenza e dalla mancanza di passione, quindi il mio invito è a continuare a studiare, conoscere e appassionarsi. La lirica non è stata fermata dalle guerre e non è stata fermata da nulla, non sarà fermata dal Covid. Sono ancora molto emozionata per questo concerto, ma ho sentito molto la mancanza del pubblico. E al termine di ogni aria, durante, cantare con il pubblico è un'altra cosa, è sicuramente dà un'energia diversa, c'è un grande ritorno. Sono sicura che c'erano tante persone a seguire a casa, ma spero che davvero questa emergenza sanitaria termini al più presto e possiamo riavere il nostro pubblico finalmente.